Abbiamo fatto un lavoro che poi è andato male, ci hanno bucato la macchina, la polizia si è posto di blocco, ci hanno bucato la macchina, due ragazzi sono stati arrestati, uno si è nascosto per tre giorni in un teatro sotto il balcone del coso, e io scappando dall'altra parte mi trovo in un vicolo chiuso, era un cimitero. Allora entro in questo cimitero velocemente, sai, giro, strappi via un mas de fior di una tomba e cominci a girare, sai, un po' di qui, un po' di là, un po' di qua, tiri i cincur del dopo mesi della sera, diciamo che era il mese di marzo, tiro la sera, passa il guardiano del cimitero con la campanella, con la bicicletta, è ora di uscire, sai, suona per dirigersi. Allora io mi nascondo di qui, mi nascondo di là e ho visto in fondo al cimitero che c'era un telone di plastica e stavano facendo degli alveari, lì come si chiama, stavano facendo dei nuovi clienti che dovevano arrivare, e automaticamente c'era una scala, sai, quelle scale lì che ruotano sul binario, che andava fino in fondo, perché là si capisce che hanno sfrattato quelli che erano morti già da tanto tempo, e sì, cioè, andata via, insomma, automaticamente io mi nascondo lì di dietro, il guardiano passa, tutto bel tranquillo, sai, e sai, la notte è lunga, perché io dissi, se io adesso esco, vado a prendere il treno, rubo una macchina, c'è stata la sparatoria, ci hanno sparato la polizia, ci saranno posti di blocco, ci sarà, sai, le fermate dei pullman saranno bloccate, saranno sorvegliati, dico di l'unico posto tranquillo è il cimitero, tu che al cimitero fino a domani mattina, vabbè, sì. E domani mattina qualche santo guarderà giù. Cosa succede? Stai lì un po' di qui, un po' di là, un po' di là, poi alla fine, per essere più comodo, con la scala, me la porto la scala di qua e sono salito al quinto piano, sai, c'era là in alto, insomma, per tranquillo, di se passa qui, se mi indormenti, sai, la notte è lunga, sai, per non farmi sorprendere, e sono là tranquillo. Mi sveglio la mattina, sento titichi, 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 sai, arriva una vegetta tutta vestita in nero, con ciò che lei era tutta la cosa, con lui, tutti i fiori in mano, e cosa succede? Che prende la scala mia, suo zio, suo figlio, suo nonno, qualcuno abitava più indietro, viene per prendermi la scala, io dall'alto guardo giù, lei non mi vede. Ma quando mi fa per spostare la scala, ti riferro la testa che dici, signora, non sposti la scala che non posso più scendere. Porco diavolo, questa qui è partita come una mazza. È partita. Ha perso le scarpe, ha perso il livello, ha perso il fiore, ha perso il scosso e via. E lì sono uscito e giustamente la Daniela Basilico di Detective mi ha raccontato, su Detective mi ha raccontato questa storia che... Sai, è un quanto insolita, ma però è stata un pezzo di vita.